Allora, gli ingredienti, questi sono gli ingredienti. Allora, questa roba che devi tagliare te dopo, perché te ancora sei un aiuto cuoco. Poi fra un po' può darsi che... Fra un po' molto, sì, dai. Fra un po' passerà di grado. Tagliamo l'avocado. Tagliamo la testa all'avocado qua. Tac. Si gira. Allora, questo è perfetto, è maturazione perfetta. Togli l'osso. Poi quando è bello maturo, ah, viene è via da sola. Semplicissimo, guarda, è speciale, spettacolare. Viene via da sola la pelle. Sì, la cosa importante è la maturazione. Se io lo compro non maturo, come quelli che abbiamo visto alla Coppa l'altra volta, mi si matura in casa? Una settimana, dieci giorni. Ok. Quindi di solito quello che c'è, non è che vado a cercare quello maturo. Se è già un pelino avanti, lo senti che è morbido. Se no mi chiami, 10 euro. Mamma guacamole, fatta. E ti dico... E fino a qui, dai. Fino a qui. Ci arrivavo. Adesso inizia il tuo lavoro, devi tagliare i pomodorini. Sì. Il pomodorino lo tagli in quattro. Ok, semplice. Cioè un po' grossolanamente, no? Sì. Che buttiamo tutto insieme dentro quella scodella. Sì. Butti tutto lì. Vale, andiamo a dargli tutti gli odori. Guarda, cazzo, facevo la barba se lo sapevo. Cos'è questa? Curcuma. Poi lo zenzero, sarebbe bene comprare quello fresco. Però lo zenzero però non tanto, Lo zenzero. Bravo. Ah, quello ce l'ho. Lo zenzero non tanto forte. Poi ci mettiamo il pepe, perché il pepe fa contrasto con la curcumina che è presente nella curcuma e attiva delle cellule morte che morte. E te le fa invigorire, ok. Vale, pepe nero. Poi dopo non c'ho la curcuma, ci mettiamo un po' di dragoncello, ma proprio un pizzichino. Non c'ho neanche il dragoncello. Adesso l'importante è che siano sempre un po' dei sapori leggermente esotici, sì, no? Tipo anche la menta, robine un po' fresche. Di esotico. Vedi un po'. Questa un po' di cos'è? Menta. Ma pizzichino! Poi, dopo andiamo di aceto balsamico, non quello, risparmiare nell'aceto. Quello buono. Aceto balsamico di Modena. Il tuo, che te non hai speso molto lì. Ale, tac. Poi un filo di soia? Sì. Con o senza sale? Soia sauce. Ecco, sirezzo, no, ragazzi. Questa è una cosina. Non sale, questo. No, non è sale, queste sono alghe. No, le alghe non vanno. Non l'hanno mai messo. Questa al posto del sale è fantastica. Sì. Cosa alghe, rosso. Alghe di Bretagna. Le ho raccolte io personalmente. Sì. A questo punto ci scarichiamo dentro l'olio. Molto? Che è il buon. Vedere quanto? Beh, neanche tanto, vabbè, normale. Poi semplicemente cominci a emulsionare, no? Se lo passo nel co... No, lo passi. No, anche perché un po' di consistenza è ci piacevole, vuole. Sì. Prima tagli così, dopo gli dai con la forchetta. Anche perché lì si schiaccia solo l'avocado, il resto non si schiaccia, il pomodoro non li schiacci. Brucia.
Adesso vai avanti così, tac tac, e poi dopo.